Adesso io lascio la parola a Roberto Dare Giustiniani, che è il direttore della casa editrice Kellerman, e che ci racconterà qualcosa della collana Grado Babbo, della quale appunto il volume Malvasia, il vino prezioso d'Oriente che Venezia rese nobile nel Mediterraneo, è il secondo titolo. Buon ascolto e grazie a tutti e a tutte per essere qui. Grazie. Allora, buonasera a tutti e grazie ovviamente per aver voluto partecipare a questo incontro. È un incontro che facciamo con una tecnica un po' particolare, forse ancora dobbiamo prendere confidenza con questo strumento che ci tiene comunque in contatto in questo anno difficile, quindi ben vengano anche queste opportunità. Permettetemi, come ha fatto Elisa, alcuni ringraziamenti, in primis ai due autori che hanno fatto questo libro, a tutti i relatori che oggi parteciperanno e al pubblico eventuale che ci sarà e che ci seguirà. Soprattutto mi permettete un ringraziamento particolare proprio ad Elisa, che ha fatto un grande lavoro di organizzazione, è stata bravissima e quindi credo che un applauso virtuale potremmo fargli. Quindi Malvasia. Malvasia è il secondo titolo di questa collana che abbiamo fatto come casa editrice Kellerman. È un titolo che si occupa praticamente di andare alla scoperta di quelle che sono le storie di questi vini particolari che hanno un rapporto molto forte con la storia e che hanno essi stessi un grande passato. Non a caso il primo titolo che abbiamo fatto per questa collana era dedicato al Marsala. Un vino siciliano che però in qualche modo è stato, se mi passate il termine, sdoganato da Garibaldi e lo ha fatto in qualche modo diventare il vino simbolo dell'unità d'Italia. Perché Grado Babbo? Grado Babbo è il nome che abbiamo voluto dare a questa collana perché Grado Babbo era l'unità di misura che veniva, mi pare gli esperti al limite mi correggeranno, ma veniva fino a poco tempo fa perché forse le tecniche sono cambiate. Ma comunque veniva utilizzata per valutare in enologia il grado zuccherino del mosto. Quindi prende il nome dal suo inventore, che era questo August Wilhelm von Babbo, direttore della scuola di Kloster Neuburg vicino a Vienna, che alla fine dell'Ottocento appunto inventò questo sistema per misurare il grado zuccherino del mosto. Quindi proprio per questo abbiamo voluto scegliere questo titolo per questa collana, questo logo, diciamo, per questa collana, perché rappresenta per certi aspetti un passaggio di quella viticoltura eroica che in qualche modo ci permette di riscoprire i nomi, le storie e soprattutto in questo caso i vini che hanno fatto il passato dell'enologia, il passato dei vini. Potremmo anche dire che per certi aspetti vorremmo trovare dei vini che sono dimenticati, vorremmo trovare dei vini che hanno una grande storia ma che ancora non sono molto conosciuti e quindi presuntuosamente, passatemi il termine così da editore, vorremmo scoprire dei vini che oltre ad avere una grande storia possono anche avere un'opportunità di riscossa e di riscoperta. Quindi non abbiamo voluto fare una collana di guide né una collana di manuali, ma sono libri divulgativi, sono libri che hanno una narrazione che si sviluppa all'interno della parte storica e della parte scientifica e quindi ci auguriamo che alla fine possano essere anche dei vini, dei libri, scusate, il lapsus in questo momento, ci auguriamo che siano dei libri divertenti. I curatori della collana sono anche gli autori dei primi due titoli, Angelo Costacurta e Sergio Tasser, che mi seguiranno in questa presentazione, ai quali ovviamente auguro buon lavoro come curatori di collana, auguro una piacevole conversazione questa sera, a voi tutti auguro di seguire questo incontro, questo forum e direi che possiamo cominciare dando la parola al nostro Stefano Cosma, che vedo già in video. Mi pare che in questo momento non aveva però una malvasia, ma una grappa, se non sbaglio. E quindi gli passo la parola. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie, grazie a Roberto Dare Giustiniani, editore con Kellerman, grazie a Elisa che ci ha introdotti, ci ha presentati.
Effettivamente, come dicevo ad Elisa, come ho detto ad alcuni dei relatori di oggi, ho la fortuna di essere stato invitato a questo pranzo dai produttori del Carso, produttori di Malvasia Estriana, produttori anche di Vitosca, che come ci ha insegnato Angelo Costacurta, è figlia della Malvasia Bianca Lunga. E perciò prima mi avete visto con un calice di Malvasia e con questa grappa che è a base di Vitosca. Da questo antico caffè, l'antico caffè San Marco, che ha più di 100 anni, che qui a Trieste, negli ultimi si è anche, diciamo, attrezzato a libreria, infatti sono circondato da libri, e quindi ho pensato quale migliore ambientazione se non questa dalla quale connettervi con voi. Cioè, non vi nascondo ovviamente che dopo aver pranzato bene e bevuto con tante Malvasie sono più felice di ogni altro moderatore nella presentazione di un libro. Malvasia, che fa parte di questa collana Grado Babbo, non più tardi di ieri mi sono ritrovato a sfogliare una delle relazioni che fece il barone von Babbo, direttore sotto l'impero austro-ungarico della scuola enologica di Klosterneuburg, che nel 1866 fece un viaggio nelle regioni vitifere e vinifere dell'impero asburgico, della monarchia asburgica. Ovviamente quando si ritrovò in questa zona dove sono io oggi, in Istria, parlò e relazionò sulla Malvasia. Una varietà che però non è, come può sembrare a chi vive in un territorio, unica, ma è un nome che accomuna tante varietà, che accomuna tanti vitigni fra di loro, parenti stretti o parenti lontani, e talvolta anche vitigni che portano solo il nome nobile di questa Malvasia, ma magari appartengono ad un'altra famiglia, ma per convenienza commerciale, storica, in certi momenti furono appellati Malvasia perché rendeva quel vino più nobile, quindi anche più vendibile, più commerciabile. Angelo Costacurta e Sergio Tazzer hanno già scritto alcuni anni fa un libro sulla Malvasia, sempre con Kellerman editore. Questa è un'edizione che è più grande fisicamente, proprio come libro, è più ricca, racconta in modo più approfondito la storia di questa vite, ma anche di questo vino, che dal Medioevo in poi si è diffuso un po' in tutta, sicuramente in tutto il Mediterraneo, ma anche un po' in tutta Europa. E non sono io a dovervelo raccontare, quindi lascio subito la parola ad Angelo Costacurta e poi a Sergio Tazzer. Quindi Angelo Costacurta, a te la parola. Angelo Costacurta, è pronto? Mi sentite? L'esperto. Sì, ti sentiamo, Angelo. Va bene. Buonasera intanto a tutti. Io vi cercherò di rispondere a una delle domande che vengono poste all'interno di questo libro. Cosa sono oggi le Malvasie? Poi Sergio Tazzer farà un po' tutta la storia di queste Malvasie. Io vi dirò cosa sono oggi. Oggi sono un gruppo di varietà che dovrebbero, uso il condizionale, dovrebbero derivare da un gruppo di biotipi presenti nel Peloponneso e che producevano un vino già allora famoso, parliamo del 1200 circa, in tutta l'area del Mediterraneo. Questo vino veniva commercializzato in una cittadina fortificata del Peloponneso che è Monemvasia, da cui probabilmente è derivato il nome che poi l'hanno coniato i veneziani, il termine Malvasia, storpiando un po' il nome Monemvasia. Quindi è un gruppo di varietà che dovrebbero essere derivate da quella. Perché dico dovrebbero? Perché in realtà è estremamente difficile capire se queste varietà sono derivate, sono le discendenti di quelli che venivano coltivate allora nel 1200, 1300 nel Peloponneso, a Creta.
perché sono passati tanti anni, anzitutto. La viticoltura in quell'area, soprattutto a monoinvasia, era stata azzerata dal lungo dominio arabo. E poi queste varietà che sono state diffuse in giro per il mondo hanno subito mutazione negli anni, si sono incrociate, avete sentito poco fa Cosma vi ha detto per esempio che hanno dato origine alla Vitusca, ma potrei dire la stessa cosa per la Malvasia nera di Brindisi e di Lecce, che sono derivate da un incrocio di una Malvasia con una varietà locale in Puglia che è il Negramaro. Ma non solo, non soltanto hanno dato origine a nuove varietà, ma noi troviamo in giro per il mondo tantissimi nomi di malvasie anche per altri motivi. Uno ve l'ha detto già Cosma un attimo fa, spesso i vitigni hanno preso il nome, quando non si sapeva che nome dargli, da un vino che era famoso in quel momento, il classico esempio il Tokaj, per esempio, ma ce ne sono molti altri, sia il Tokaj rosso che il Tokaj bianco, che non sono vitigni di Tokaj, e così è capitato per le malvasie. C'è stato un momento in cui in Spagna c'erano 70 nomi di malvasie, in Italia ce n'erano diverse decine di nomi di malvasie. Alcuni poi nomi che non c'entravano niente con le malvasie. Per esempio in Corsica chiamano Malvasie du Cors il Vermentino. In Val d'Aosta chiamano il pino grigio, chiamato Malvoisie. Ecco, sempre per il solito motivo. Un altro motivo per cui noi oggi troviamo tantissimi nomi di malvasie è che la stessa varietà, e qui mi riferisco all'immagine che voi avete penso davanti agli occhi, la stessa varietà è chiamata con nomi diversi a seconda della località di produzione. Qui vedete per esempio quella che noi conosciamo, lasci lì, quella che noi conosciamo come Malvasia delle Lipari, è la stessa Malvasia che c'è a Dubrovnik, si chiama Dubrovacca, la stessa che si trova a Bosa, a Sitges in Spagna, alle Baleari, perfino alle Canarie. La Malvasia delle Canarie è sempre la stessa. Quindi vedete che il nome Malvasia delle Lipari è stato moltiplicato per ben sei volte. Ecco, questi sono tutti i motivi per cui oggi nel mondo ne troviamo un'infinità di nomi. Da un po' di tempo, diciamo da almeno 20 anni, come accademia, come istituti di ricerca, abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza in tutto ciò. Non è facile, perché non esiste un minimo comune denominatore che leghi fra loro le diverse malvasie. Sono stati fatti dei tentativi sia a livello di biologia molecolare che a livello di analisi chimiche, ma non è un discorso estremamente semplice, perché anche la componente aromatica, che dovrebbe essere una componente aromatica un po' particolare, dove il geraniolo è superiore al linalolo, in realtà qualche volta non è così, come nel caso della Malvasia delle Lipari proprio, che ha più linalolo che non geraniolo, quindi che assomiglierebbe di più ai moscati che una Malvasia. Beh, nonostante ciò, un insieme di studi che sono stati condotti anche a livello storico, ampelografico, geografico, eccetera, ci hanno consentito di individuare 2-3 malvasie. Non vi dico il nome, così vi lascio la curiosità di andare a cercarlo nel libro. 2-3 malvasie che potrebbero essere abbastanza legate alle malvasie di partenza del Peloponneso. Bene, fatto ciò, quindi tutti questi studi hanno in qualche maniera fatto una selezione delle malvasie in giro per il mondo. Ciò nonostante, voi vedete adesso proiettato le malvasie che sono attualmente autorizzate in Italia, sono 19, sono ancora 19 sono in Italia, e poi ne aggiungiamo qualche decina della Spagna, la Francia, qualcuna della Grecia, e arriviamo ancora oggi ad avere un numero veramente consistente di questi vitigni. La seconda parte del libro, nella seconda parte del libro, passiamo in rassegna un po' i vini che vengono prodotti oggi con le malvasie nelle diverse parti del mondo. Si starebbe poco a dire che le malvasie sono dappertutto. In realtà
qualche malvasia la troviamo in ogni posto dove c'è una viticoltura che ha una certa tradizione. Noi qui abbiamo cercato di raccontarvi la storia di questi vini, un po' di storia, un po' le caratteristiche dei vini, un po' le caratteristiche del paesaggio, seguendo quelle che erano probabilmente le rotte delle navi veneziane. Quindi adesso non sto qui ad raccontarvi la storia di tutte le malvasie, ve ne elenco solo alcune. Partendo verso Oriente arriviamo proprio dove oggi Cosma ha fatto abbondanti libagioni, quindi nel Friuli, sul Carso, in Istria, dove domina la malvasia istriana. Forse, a mio avviso personale, la migliore qualitativamente di tutte le malvasie e forse l'unica delle malvasie che forse proprio non arriva da Monemvasia, ma è possibile che invece sia originaria della Dalmazia. Scendendo lungo l'Adriatico, il mare di Venezia, arriviamo a Ragusa, oggi Dubrovnik, dove un altro anno si terrà il settimo simposio delle malvasie sul bacino del Mediterraneo. Il primo l'abbiamo organizzato a Parenzo nel 2002. E qui approfitto per ringraziare il professore Di Maletic, ordinario di genetica della vite a Zagabria, che ha il compito di organizzare questo convegno e che ci ha onorati della presentazione di questo libro. Sull'altra riva dell'Adriatico troviamo la Puglia con la Malvasia nera, poi arriviamo a Monemvasia dove si sta cercando nuovamente di riproporre i vini di una volta, si sta tentando, Creta, ci rispostiamo verso l'Italia, le Lipari, risaliamo e qui dalle Lipari ci sarebbe da parlare moltissimo, è forse la malvasia più famosa per noi, quella delle Lipari, anche se c'è una produzione molto limitata. Risalendo il Tirreno nell'entroterra troviamo la malvasia del Lazio, che è la base del Frascati, dei vini dei castelli romani. In Sardegna abbiamo la malvasia di Bosa, con uno dei vini più eccezionali che ho assaggiato io, la malvasia di Bosa Superiore, fatta con i lieviti flor, quindi con la tecnica dei vini spagnoli di ossidazione, è un vino eccezionale. Arriviamo sempre in Italia, in Toscana, viene utilizzata per il vin santo, la malvasia in Piemonte, troviamo la malvasia di Casorzo e di Schierano. E poi passiamo sull'altra riva del Tirreno, in Spagna, famosissima la malvasia di Sitges, in una splendida cittadina leggermente a sud di Barcellona, le Baleari, c'è una malvasia, e passiamo le colonne d'Ercole o siamo sull'Atlantico e troviamo la malvasia alle Canarie. La malvasia vulcanica è una delle malvasie, e qui se lei mi scorre un po' le immagini, una delle ultime immagini è la malvasia proprio di Lanzarote, è una malvasia eroica dove vedete le viti che sono continui pure, che sono racchiuse dentro delle conche con dei muretti per ripararle dal vento e per raccogliere il più possibile l'acqua piovana. E chiudo perché accennandovi a un'altra malvasia, ad altre malvasie che sembrano quasi impossibili, le malvasie alpine, le malvasie della viticoltura eroica, ecco qui, una viticoltura che viene fatta su altissime pendenze, fortissime pendenze, solo con dei terrazzamenti, con temperature molto basse, tali da non consentire la coltivazione delle vere malvasie, perché le vere malvasie sono vitigni prevalentemente meridionali. Ed è qui che troviamo proprio quello a cui accennava anche Cosma, diverse malvoisie o malvasie che però non lo sono. Quindi una volta è Pinot Grigio, come in Val d'Aosta, la malvoisie de Nus, oppure è Veltliner o è Silvaner, come capita in Stiria o in Alto Adige. Però il nome malvasia era talmente forte e talmente famoso che è riuscito a fare delle malvasie anche sulle Alpi.
Grazie. Grazie Angelo Costacurta. Effettivamente oggi, quando sono arrivato qui dagli amici produttori Carsolini, ho portato una bottiglia di Malvasia delle Lipari, perché mi hanno chiesto, ognuno porta una bottiglia e loro hanno portato quelle che producono, io quelle che generalmente bevo. E così, mentre io sono qui con voi, loro se la scolano con il dolce. Ma è interessante pensare come le varietà che ci ha elencato Angelo Costacurta siano tante, siano bianche e rosse, perché se pensate a quella della Puglia, è un'uva rossa che nasce dall'incrocio con il Negro Amaro, e quindi da un vino rosso, un vino nero, si diceva una volta. E anche nelle colline del nostro Friuli, nel Friuli in cui vivo, la Malvasia dell'Istria si trova a fine Ottocento. Prima ci sono delle testimonianze generiche di Malvasia, ma effettivamente non sappiamo quale fosse. La Malvasia ha una storia affascinante, ha una storia che inizia certamente dal Peloponneso, che si lega a una crociata, che poi continua con un fatto, diciamo, di navigazione e anche un po' piccante, ma lascio a Sergio Tazzer portarci in questo viaggio, che è un'immaginazione, come noi oggi non siamo in una libreria fisicamente tutti insieme, ma siamo collegati online, e allora, usando la stessa immaginazione, ascoltando questo racconto, potrete immaginare come un tempo, 700-800 anni fa, fosse importantissimo il vino, la sua qualità, ma soprattutto le proprietà che si davano a queste bevande, no? Taumaturgiche, proprietà speciali che ne facevano poi una ricchezza anche dal punto di vista commerciale. Insomma, sappiamo che Venezia, peraltro io sono a Caffè San Marco, prima ho fotografato un affresco di inizio Novecento con il Leone di San Marco, la Serenissima sapeva commerciare bene e mettere a frutto i prodotti di tutto il suo territorio fino a quelli che aveva nell'odierna Grecia. Sergio Tazzer, a te la parola. Un cordiale saluto e grazie Cosba. Dunque, Lotario di Segni, che fu eletto Papa nel 1198 con il nome di Innocenzo III, sostenne che si doveva tornare a fare le crociate e indisse la quarta crociata. L'attenzione e l'ascolto furono molto scarsi da parte dei sovrani e soltanto un cistercense, un frate cistercense di Parigi, Folco di Neuilly, dal popolino ritenuto miracoloso, in grado di far miracoli, iniziò la predicazione. Il 28 novembre del 1290, a una giostra dei cavalieri a Écrit-sur-Esne, convincendoli alla crociata. Corsero cavalieri dalle Fiandre, dalla Svizzera, dalla Germania, e mentre altri predicatori chiamavano appunto i cavalieri di buona volontà alla crociata, perché i sovrani non ci sentivano da quell'orecchio, perché erano impegnati a farsi la guerra l'un l'altro. I cavalieri, per partire verso Gerusalemme, scelsero il porto di Venezia. Venezia dava maggiore affidamento ed era una potenza molto rispettata. Trovarono immediatamente udienza da Enrico Dandolo. La delegazione si mosse ai primi di febbraio, lo vedete qui nel 1200, le trattative si conclusero in aprile per una somma stratosferica per il tempo, e il contratto stipulato prevedeva il trasporto, il vettovagliamento e il rifornimento di 4.500 cavalieri con i loro quadrupedi, 9.000 scudieri, 20.000 fatti, un contratto valido 9 mesi. Intanto Venezia con l'arsenale stava costruendo la flotta. La delegazione dei cavalieri rimase a corto di liquido e Venezia anticipò il contante. Cominciarono ad arrivare nel frattempo altri armati, la flotta era pronta, mancavano però cavalieri e quattrini. Allora il doge propose che Venezia coprisse la somma a patto che i crociati e che i crociati la aiutassero a risolvere strada facendo alcuni suoi problemini. Alla fine dell'ottobre del 1202, come scrisse Goffredo di Villardouin, che fu il cronista della crociata, la flotta di tanta bellezza ed eccellenza che mai cristiano ne vide una più bella ed eccellente, salpò le ancore.
202 navi di vario tipo con 32.000 uomini per parte crociata e 17.000 veneziani con i loro quadrupedi. Qui intanto state vedendo la rotta. Per cominciare, la crociata fece rotta su Trieste, sottomettendo la Venezia, come accadde poi a Muggia. Poi fu la volta di Zara, che fu presa d'assalto, e fu veramente un assalto sanguinoso. Ma la vicenda, ecco, vedete qui in questo dipinto di Jacopo Tintoretto, ma la vicenda fu ritenuta sacrilega dal Papa, essendo Zara città appartenente al sovrano cattolico d'Ungheria, Imre. Fra scomuniche e cancellazioni, la flotta poi proseguì per Costantinopoli, e facendola breve raggiunse la capitale dell'impero romano d'Oriente il 24 giugno 1203. La città non solo fu conquistata con Enrico Dandolo, protagonista dell'assalto alle sue mura, ma soprattutto spogliata dei suoi averi. Venezia si portò a casa per esempio i quattro cavalli che si vedono sulla Basilica di San Marco, poi si portò a casa l'icona della Madonna di Copeia, marmi, ori, insomma, e poi soprattutto nacque quel inverecondo mercato delle reliquie che imperversò in tutta l'Europa. Fu una frattura religiosa che non è ancora stata composta fra Chiesa cristiana d'Oriente ed Occidente, cioè fra ortodossi e cattolici. Nacque l'impero latino, al capo del quale fu imposto Baldovino di Fiandra, vi fu una spartizione territoriale, a Venezia andarono l'area costiera greca, il Peloponneso, diverse isole strategicamente importanti e un ottavo di Costantinopoli. Il doce si chiamò da allora Dominus Quarte Partis di Medie Imperi Romanie, signore di un quarto e mezzo dell'impero romano d'Oriente. Ecco, qui vedete sempre Domenico Tintoretto, l'assalto alle mura di Costantinopoli. Venezia poi acquistò dal marchese del Monferrato, che era a corto di quattrini e non sapeva cosa farsene, l'isola di Creta. A quell'epoca risale la scoperta di Monevasia, di Malvasia, una cittadella portuale, si chiamava appunto Monevasia, fu venezianizzata in Malvasia. Nei territori circostanti c'era questo vino ottimo, che ben noto dai tempi ancora della corte di Bisanzio, e che i commercianti veneziani capirono subito che avrebbe avuto successo. Venezia favorì la diffusione dei vigneti delle Talebi, dei vigneti dell'isola di Creta, poiché il vino Malvasia a Venezia otteneva un enorme successo ed era pagato molto bene, un successo replicato in tutta Europa. Pensate, una partita di Malvasia, partita da Monevasia o da Creta, sbarcata a Venezia, raddoppiava il prezzo, trasportata per via fluviale ancora, raddoppiava quel prezzo, e trasportata poi sui carri, raddoppiava. Quindi un vino costosissimo, vietato per questo in molte città italiane, è concesso solo ai malati, pro e gratitudine. E chi ha i soldi, sappiamo benissimo, qualche malanno se lo inventa sempre. Quindi Malvasia diventò il marchio delle mescite più eleganti. La Malvasia del Remedio, ad esempio, era una Malvasia chic a Venezia. Andavano a brindare i figli dei nobili veneziani quando avevano compiuto la maggiore età ed erano stati presentati al doge. E la gente invece pensava che questa Malvasia del Remedio, questo locale, fosse quasi una roba taumaturgica che aiutasse a superare molti mali, invece il Remedio era soltanto il cognome. Comunque fecero fortuna a questi osti. Da Creta, adesso passiamo anche ad altri spunti storici e curiosità, da Creta nell'aprile del 1431 sulla muda, ossia sulla rotta commerciale veneta delle Fiandre verso il nord, partì la Cocca Querina, una nave da carico del nobilomo Piero Querini, colma di bombaso, acqua di rose, sciroppo di cedro, mirra, aloe, cannella, noce moscata, zafferano, tamarindo, olio di oliva, ma soprattutto di 800 botti di Malvasia. La nave, la Cocca Querina, fece naufragio e soltanto Querini, dopo aver doppiato il capo di Finisterre, e solo Querini e 12 suoi uomini riuscirono a salvarsi, trasportati dalla corrente, dalla scialuppa trasportata dalla corrente del Golfo su una piccola isola delle Lofoten, che ora si trova in Norvegia.
tratti in salvo dagli abitanti della vicina Rost, vissero liberamente per un certo periodo con alcuni di questi abitanti e videro per la prima volta gli stoccafissi, i baccalà. Querini ne riportò a Venezia, gli presentò la scoperta al Senato. Pesce ottimo per la marineria e soprattutto per il rispetto dei digiuni. I digiuni per la religione cattolica del tempo duravano quasi mezzo anno. Insomma, si può dire che dalla Malvasia si arrivò al baccalà. Pensate che, per esempio, c'è un detto certamente maschilista a Venezia che dice: donne e baccalà e sta ben se se pestà. Dunque, e andiamo avanti con le. Andiamo avanti. Raccontando di Riccardo III, il dramma di Shakespeare, il quale fece negare nella Malvasia il duca di Clarence per ordine di Edoardo, al culmine della guerra delle due rose. E poi arriviamo a Martin Lutero, che è molto interessante. La usò la Malvasia e ne fu usato dal legato pontificio Girolamo Leandro, che vedete in questa immagine a sinistra, il quale informava costantemente Papa Leone X. Leandro era il misso domenicale alla dieta di Worms, che doveva contestare le tesi luterane. E appunto Leandro scriveva che questo Erwürdige Schurke, il venerabile Rivaldo, faceva colazione a pane secco e malvasia e via elencando. Del resto Lutero in una metafora diceva che Dio non sta con un randello dietro di te, ma ti è davanti con un bicchiere di malvasia. Oppure disse ancora: l'insegnamento papista, ce l'aveva ovviamente con Papa Leone, sta alla parola di Dio come l'aspro aceto alla malvasia. E concludo ancora sempre con Lutero: malvasia sì, medicina è un ristoro giusto e salutare. Per concludere, perché sto andando fuori, concludo con la classificazione delle mescite del vino a Venezia. C'era la bettola, che si chiamava Samarco o Samarchetto, poi c'era il Bastion, osteria di bassa qualità, come lo era il vino, poi c'era il Magasin de Vin, dove si potevano anche impegnare oggetti. Due terzi venivano dati in soldi, un terzo in vino, che era pessimo, chiamato vin da pegni. Poi c'era l'osteria, che era anche locanda, dove la gente poteva mangiare e bere, la furatola, dove si mangiava male, tipo il McDonald's, insomma, sostanzialmente, il bacaro, locale di venditori di vino, poi con un banchetto che seguivano l'ombra del campanile di San Marco per mantenere fresco, e da qui nacque l'ombra, e infine la malvasia, locale di glasse, ben tenuto, secondo la regola veneziana, che coa roba e a se ben tenua, la se mesa vendua. Quando la merce è ben tenuta, è già mezza venduta. Grazie dell'ascolto. Grazie a Sergio Tazzer per questo excursus storico sulla Malvasia. Malvasia che, come abbiamo sentito, è legata a una crociata. Malvasia che, come abbiamo sentito, è legata poi nel tempo più a Creta, a Candia, che non alla terra d'origine, tant'è che la varietà si chiama Malvasia di Candia oggi, quella più antica. E anche a questo fatto, diciamo, a questo viaggio commerciale della coca querina che portava malvasie e che tornò parecchi mesi dopo questo naufragio, indietro anche con lo stoccafisso, il baccalà. Oggi peraltro ho iniziato questo pranzo innaffiato di malvasia e di vitosca con una polpettina di baccalà fritto. Sergio non l'ha ricordato, ma è giusto che i nostri ascoltatori lo sappiano, che questo naufragio fu certamente tragico per quelli che non ce la fecero a salvarsi, ma per quelli, Querini compreso, che riuscirono a salvarsi, trovarono su quest'isola, oggi in Norvegia, che le ragazze, le donne del luogo giravano ignude, come oggi, diciamo, le naturiste, quindi rimasero scioccati. Alcuni si innamorarono e mai più tornarono a Venezia, e quindi fu anche triste, diciamo, per alcuni lasciare quell'isola per arrivare poi in Inghilterra e da lì tornare a Venezia. Ma tornarono alcuni con lo stoccafisso, altri, diciamo, con un amore lasciato nel nord Europa. Malvasia era ed è stato un vino, anche nelle zone che conosco di più, quelle dell'Istria ad esempio,
che veniva dato in omaggio al Doge o ai suoi emissari quando visitavano l'Istria, che era Repubblica Serenissima. La visitavano, ricevevano questo vino in omaggio. Ci furono personaggi della musica, compositori nati in Dalmazia, penso a uno in particolare, che era così appassionato di Malvasia nell'Ottocento che quando finiva di dirigere un concerto oppure l'orchestra di un'opera, usciva e andava per le bettole di Vienna, di Trieste, di dove si trovava, e si ubriacava di Malvasia. Quindi nel corso del tempo è diventato sinonimo di vino eccezionale, del vino migliore che ci poteva essere, tant'è che negli statuti medievali della città di Trieste si dice Malvasia, ovvero vino che viene dal mare, che i capitani delle navi potevano portare a terra e che era esente dal dazio, a differenza di altri vini, che ovviamente diede poi vita a parecchi contrabbandi. Quindi è una storia intricata, una storia bellissima, una storia che adesso facciamo raccontare anche a un produttore. Con noi c'è Alberto D'Attimis Maniago, dell'omonima azienda Conte D'Attimis Maniago di Butrio, che si trova in provincia di Udine, nei colli orientali del Friuli. C'è qualcuno che mi saluta qui, perché sono qui a Caffè San Marco, per cui amici, produttori, blogger, influencer mi salutano. Sì. Ciao Chiara. Saluti a tutti. Saluti. Riporto i saluti. Certo. delle colline in cui la Malvasia si produce da secoli, in cui forse il legame di quel territorio, come anche di Maniago, altro feudo della sua famiglia, era pur sempre legato alla Serenissima, quindi al Friuli Veneto. Qual è l'importanza che oggi ha la Malvasia istriana? Perché non lo scriviamo più in etichetta l'aggettivo istriana, ma l'uva da cui si produce continua ad avere quel nome. Alberto D'Attimis, produttore di Malvasia, ma anche uno dei fondatori dell'Associazione Malvasia del Mediterraneo. A te la parola. Grazie, grazie Stefano. Tu hai centrato subito quello che secondo me è il problema maggiore di questo bellissimo vino. Un vino che secondo me sulle nostre colline, se vinificato, è un'uva che se coltivata sulle nostre colline con grande attenzione, e ricordiamoci che un grande vino nasce in un grande vigneto, e se seguito poi con grande attenzione in cantina, ci dà un vino molto caratterizzante, molto personale. Secondo me è una delle bacche di quelle autoctone friulane che ci può dare maggior soddisfazione in un futuro. Ma il problema qual è? Quando io vado a vedere le vendite, vedo che è molto più facile vendere un Pinot Grigio, vendere una Ribolla Gialla, molto difficile vendere una Malvasia da Malvasia istriana. Questo secondo me per una mancanza di identità di prodotto. Se io fermo un consumatore medio e gli propongo un Pinot Grigio, lui immediatamente pensa a un vino bianco, un vino giovane, magari prodotto nel nord-est. Se gli propongo una Ribolla Gialla, lui pensa subito alle colline del Friuli, pensa anche in questi casi a volte a un vino giovane o un vino macerato, ma ha un'identità. Quando gli parlo di Malvasia, rimane disorientato. Mi è capitato proprio stamattina, ho avuto due enoturisti, abbiamo visto la cantina, poi quando siamo arrivati al momento della degustazione, gli ho fatto assaggiare una Malvasia. Il primo mi ha detto che non ama i vini dolci, era uno di origini siciliane. Il secondo mi ha detto che voleva focalizzare la sua attenzione sui vini bianchi, era un pugliese. Ecco, questo è il problema commerciale che abbiamo nella nostra Malvasia. Il consumatore ha poca attenzione, quindi ben vengano queste pubblicazioni che danno la possibilità al consumatore di diventare più conoscitori di questa grande famiglia. Poi la nostra Malvasia da Malvasia istriana ha anche questo altro problema: gli manca a seguire in etichetta un aggettivo che la specifichi in maniera più importante, come esiste sulle Malvasie delle Liperi e quant'altro. Quindi dico grazie agli autori, grazie a questo libro che dovrà essere divulgato non dall'editore soprattutto, ma da noi produttori, dai consorzi, da quelli che sono gli organismi di promozione del nostro vino.
ho già parlato con l'editore, gli ho detto che mi piacerebbe avere anche un'edizione in inglese, perché il nostro mercato ormai è mondiale, e non solo, non vorrei sembrare troppo moderno, ma mi piacerebbe avere anche un audio, un libro digitale ed eventualmente anche un audiolibro. Oggigiorno c'è tanta gente che non compra i libri per scelta magari filosofica, che non ha tempo, che non ha spazio in casa. Secondo me, se vogliamo fare cultura a 360 gradi, dobbiamo riuscire anche a offrire questo tipo di libro in forma digitale ed eventualmente anche di audiolibro. Grazie, grazie ad Alberto D'Astimi Spaniago per questa sua testimonianza da produttore di Malvasia, da uve di Malvasia istriana. Come dicevi tu giustamente, fino a qualche anno fa la potevamo chiamare Malvasia istriana in etichetta, oggi è un privilegio che spetta ovviamente a chi sta in Istria, quindi all'Istria slovena, all'Istria croata, anche se oggi io qui ho assaggiato alcune Malvasie prodotte nell'Istria italiana, perché la parte orientale della provincia di Trieste, il comune di Muggia ad esempio, è Istria geograficamente, ma anche loro la devono chiamare Malvasia, punto. E questo ci impedisce di identificarla. Effettivamente, come hai detto tu, un consumatore che vive, che è cresciuto in Puglia, alla Malvasia pensa come un vino rosso. Uno che è cresciuto in altre regioni, in Sardegna piuttosto che in Sicilia, ha un vino dolce, passito. E quindi è vero, ci dà l'opportunità di parlare a tutto campo, a 360 gradi, di vini che hanno in comune un'origine, il genoma, eccetera, ma che sono diversi fra di loro. E dall'altro lato, pur avendo questa grande opportunità, non è immediatamente identificato. E questo può essere un ostacolo che va superato. E tu produci Malvasia nelle colline di Butrio, sono le colline che insieme al Collio sono le colline della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, e mi sono chiesto tante volte quando è arrivata questa Malvasia da noi, perché nel 1300-1400 si ritrovano già documenti da Udine a Gemona, da Trieste a Gorizia, che parlano di Malvasia in generale, ma la prima volta che ho visto un documento che parla di Malvasia dell'Istria in un libro che non cito, ma che è anche un audiolibro peraltro mio dell'altro anno, è 1872. Un piccolo nobile di Cormons fa degli esperimenti e impianta sia varietà francesi che mille piedi, cioè balbatelle, di Malvasia dell'Istria. Forse è da quel momento che noi abbiamo in Friuli la Malvasia istriana. Prima avevamo una Malvasia bianca, forse la Malvasia che ha dato vita da un incrocio alla Vitosca del Carso. Ma tutto ciò ci fa capire una cosa, che se i consumatori che vivono nelle diverse regioni, che sono abituati alla Malvasia del loro posto, la conoscono, poi quando si esce sul mercato, che oggi non è più quello della propria provincia, della propria regione, ma è mondiale, ci si trova di fronte a un ostacolo, non solo a un'opportunità. E quindi giriamo questa domanda a un esperto di economia, a un economista che fa parte anche dell'Accademia Italiana della Vita e del Vino, qual è Maurizio Sorbini, a cui do il benvenuto, per dirci qual è, secondo lui, l'importanza di questo tema storico raccontato nei libri per raggiungere il consumatore finale, che poi è l'obiettivo ovviamente che si pongono non tanto quelli che scrivono libri, ma quelli che vendono, fanno e che vendono il vino, ovviamente. A lei la parola, Maurizio Sorbini. Sì, grazie dottor Cosma. Allora, io premetto che non parlerò di Malvasia, visto che finora tutti hanno parlato abbondantemente di Malvasia. Ma scherzi a parte, mettere insieme editoria, filiera enologica, consumatore finale, significa parlare sostanzialmente della grande della strategia della comunicazione per il vino. E per capire oggi l'interazione tra editoria, storia, eccetera, occorre fare un brevissimo salto nel recente passato. Non vi ruberò tempo perché userò il macete della sintesi e non il fioretto dell'economista, ma occorre ricordare che fino agli anni 60 il vino non aveva bisogno di comunicazione, di strategie di comunicazione, perché camminava sui suoi piedi. Fino agli anni 60 del Novecento il vino aveva beneficiato della ricostruzione bellica, dello sviluppo economico,
E quindi erano aumentati i redditi, erano aumentati tutti i consumi di vino erano aumentati notevolmente, i consumi pro capite, ed erano aumentati i consumatori. Tutto questo aveva generato entusiasmo, aveva attratto investimenti interni ed esterni al settore e aveva, insomma, quella filiera andava molto bene. Se non che quello sviluppo economico che aveva permesso di aumentare i consumi aveva portato sulle tavole dei consumatori anche le bevande concorrenti, cioè quelle industriali, acqua minerale, Coca-Cola, birra. Cosa succedeva? In 15 anni di sviluppo, per 3-4 anni è incominciata la crisi. Si pensava all'inizio che fosse solo una crisi congiunturale e poi dopo 3 anni di durata si capì che era invece una crisi di consumo. Interpellati gli esperti di allora, i guru del marketing di allora, dati alla mano, dissero, beh, insomma, il vino è ormai nella fase discendente del suo ciclo vitale e non c'è niente da fare. Continuando così, nel giro di 2 decenni diventerà una riserva indiana per i vecchietti del tempo. Cosa si può fare alternativamente? Cosa si può fare per salvare soprattutto gli ingenti investimenti che ancora non erano stati ammortizzati? Bisognava cambiare strategia commerciale, strategia della comunicazione. E da buoni esperti di marketing, la prima cosa, trovate nuovi consumatori, quelli dei paesi emergenti asiatici, quelli del nord Europa, che non hanno mai sentito parlare di vino, non conoscono il vino. Provate di offrirli a loro con un prodotto perfettamente ristilizzato, non il vino classico europeo, ma un vino diverso. E sostanzialmente era un vino rosso di stile francese, ricco, pesante e barricato, passato in legno. Ma poi la cosa più importante che suggerivano gli esperti era di cambiare tecnica di comunicazione. Una comunicazione aggressiva e performante per raccogliere tutti i fatti del vino, per portarli a conoscenza di tutti in Italia, ma soprattutto in Italia, in Europa, ma soprattutto verso i paesi del nuovo mondo del consumo, affinché, ed era scritto letteralmente, affinché arrivassero nei giornali di quei paesi almeno una volta al mese in prima pagina notizie sul vino e almeno una volta alla settimana nelle pagine interne di colore, sempre notizie sul vino. Questo doveva essere la strategia aggressiva performante. La Francia iniziò, gli altri paesi si accodarono, andarono tutti, procedettero in modo sparso, però con un unico obiettivo. 20 anni dopo, 25 anni dopo in realtà, all'OIV a Parigi, nel gruppo degli esperti di economia, si ebbe l'occasione di fare un bilancio di questa strategia. Cosa si scoprì? Che i nuovi consumatori non bevevano così tanto come si prevedeva allora e soprattutto non erano affatto fedeli, erano incostanti. E i vecchi consumatori che dovevano sparire, quelli vecchietti europei che dovevano sparire, in realtà questi erano diminuiti un po', ma erano ancora performanti e ancora fedeli al vino. Fu un anno bellissimo di studi e di analisi, perché tutti quanti portammo le informazioni e le elaborammo insieme. Si scoprì che qual era sostanzialmente il tallone d'Achille del nuovo consumatore. Due cose, semplici, ma che tutti avevano trascurate. La fobia alimentare, la neofobia alimentare. E con tutti i nuovi prodotti alimentari quanto arrivano? Sulla nostra tavola. Siamo incerti. È una vecchia storia che riguarda le scatolette di carne del 1800. Neofobia alimentare. Ci vuole del tempo per superarla. Quanti? Allora nel 1800 si diceva che ci volevano 20 anni. Adesso forse ci vuole meno. Comunque è la paura di quello che c'è nella scatola, nella scatoletta, nella bottiglia. Oltretutto per il vino questa fobia alimentare era aggravata dal fatto che non c'è nessuna etichetta sulla composizione e sulla tecnologia. Poi l'altra fobia, l'altro handicap di questi consumatori era la paura dell'alcol, perché erano stati bersaglio della somma di tutti i messaggi di un centinaio d'anni di campagna contro l'abuso di alcol, che si era trasformato semplicemente nella campagna contro l'alcol. E il vino conteneva l'alcol, era indubitabile, mentre le altre bevande non era proprio così. E allora cosa si concluse? Qual era la strategia
per aggredire, per riconquistare questi consumatori, questi nuovi consumatori. Era la strategia di cambiare l'informazione, trasformare l'informazione dai fatti, tutti i fatti che venivano coinvolti col vino, che erano coinvolti col vino, a un'informazione, a una strategia che evidenziava l'informazione tecnica per raggiungere, per rassicurare. Quindi il criterio generale doveva essere la trasparenza totale, un cambio radicale rispetto alla strategia comunicativa degli anni precedenti. E qual era la situazione invece dei vecchietti che continuavano a bere il vino, che dovevano scomparire nelle previsioni degli anni 60? Beh, questi erano invece ancora in buon numero e soprattutto continuavano a bere bene. Perché? Perché erano figli del boom demografico del dopoguerra, dello sviluppo economico, quindi erano sostanzialmente benestanti e poi si erano assicurati un welfare positivo in quanto avevano una pensione non troppo dissimile dal salario, quindi non scontavano la penalizzazione quantitativa e qualitativa che 50 anni prima i pensionati scontavano rispetto ai lavoratori. Allora questi continuavano praticamente a consumare come prima, quasi come prima, e avevano un vantaggio, il vantaggio di essere fedeli al vino. Cosa voleva dire questo? Che la strategia per rincuorarli, per ristimolarli e per renderli ancora più fedeli era semplicemente quella di ricordare loro che bevevano una bevanda quasi sartoriale, dove l'uomo interveniva nel vigneto, l'uomo interveniva nella cantina, e quindi era un prodotto artigianale, certo in senso moderno, ma artigianale, unico di per sé e perciò completamente diverso dalle altre bevande industriali, renderli orgogliosi di quelli che bevevano. Inoltre c'è un'altra cosa che i francesi allora sottolinearono, i consumatori maturi non erano affatto negativi, perché finalmente avevano finito la loro carriera professionale, quasi finito la loro carriera professionale, avevano tempo per pensare alla loro vita, avevano tempo per pensare anche alla storia delle cose che li coinvolgevano. Erano cioè attenti, attivi a sentire, a guardare, a vedere le cose che avevano attorno, che avevano una storia attorno a loro. E quindi si potevano chiedere benissimo che cosa, come mai quell'etichetta è così, come mai quella scelta della bottiglia, quella alsaziana al posto di quella bordolese, come mai quel vigneto, come mai quella cantina, come mai andando in passato c'erano stati investitori che avevano visto giusto ed altri che avevano visto male. E c'erano state regolamenti da seguire, guerre commerciali, fino ad arrivare alle bolle papali o ai permessi dell'imperatore. Insomma, ogni vino aveva qualche cosa da dire, ha qualche cosa da dire, e quindi può essere interessante per questo nuovo consumatore. Allora, la strategia doveva integrare l'orgoglio del vino artigianale con le nozioni, con delle pillole di storia dinamica, come diceva il grande Dubos, il francese Dubos. Cioè con tutte quelle notizie intrecciate che costituiscono il retaggio storico di ciascun vino. Ecco, grande strategia di comunicazione, la nuova strategia della comunicazione. Non voglio prendermi troppo tempo, ma cosa vuol dire storia, pillole di storia dinamica? Voi sapete tutti quanti cosa bevevano, noi abbiamo studiato in storia, tutti quanti abbiamo studiato la storia. Gli italiani erano Garibaldi, così ce l'hanno insegnato, Mazzini e Cavour. Sapete tutti cosa bevevano questi signori? L'ho imparato in una tesi, in una nota della tesi, in cui mi si diceva: Garibaldi beveva solo mate. E certo, è logico, era stato in Sud America da tanto tempo. Mazzini beveva solo birra. Certo, è logico, era stato a Londra per tanto tempo esiliato. E Cavour produceva Barolo in famiglia e lo esportava, era un buon Barolo, si diceva. E lo esportava. Io non c'era scritto che cosa beveva, io ho dedotto che bevesse Barolo. Due anni dopo, nella sua biografia, scopre invece che Cavour fa un'altra cosa. Ha scoperto nei primi viaggi a Londra che il porto e il marsale erano praticamente monopoli commerciali degli inglesi, e scopre il marsala con le ostriche della Normandia. Bene, Cavour, che non aveva mai osservato, viaggiato in Italia, era arrivato a Firenze, era arrivato a Bologna al massimo, e che aveva delegato il lavoro sporco per la Sicilia a Garibaldi, beveva Marsala.
Ecco, questi sono piccoli fatti che intrecciano notizie, storie, considerazioni che costituiscono la storia dinamica e che a una persona, ripeto, di 50 anni che ha già superato la fase scalpitante della propria carriera accademica, della propria carriera professionale, ha tempo per guardare queste cose. Quindi a questi signori la strategia deve proporre queste pillole di storia dinamica. Importante è naturalmente saperle calibrare. Cosa vuol dire, concludo con il titolo che mi ha dato il dottor Cosma, cosa vuol dire per l'editoria tutto questo? Per l'editoria vuol dire saper scegliere e saper indirizzare verso quei libri, non solo verso i grandi libri, centinaia di pagine, quello che io devo leggere per professione, ma soprattutto verso quei libri che hanno un contenuto tale che si possa delibare in una serata di meditazione. Non è una sottolineatura della bravura, del piacere di leggere il libro di Costa Curta e di Caster, ma è la realtà dei fatti. Se riusciamo a comprendere che quel messaggio che l'editoria può dare a questo consumatore attento, stimolato, eccetera, si riduce in una cosa delibabile tutti insieme e non a capitoli, è una cosa positiva. All'editoria, credo che questa sia una sfida importante e che la sta in qualche modo con Angelo Costacurta e gli altri stanno accogliendo. Grazie per l'attenzione. Grazie a Maurizio Sorbini per questo focus sull'importanza della percezione che ha il consumatore, del mercato, del messaggio di marketing che nel corso del tempo è stato dato al consumatore, che ovviamente ha cambiato anche la sua sensibilità, la sua percezione. È partito dagli anni 60, in cui c'era un altro tipo di percezione del vino. Oggi è diventata per noi e per i più giovani una sorta di bevanda chic. Tutti si iscrivono a corsi di sommelier, di ONAV, per cercare di essere i più esperti possibili. C'è una rinascita del vino, è più facile parlare di vino e di lanciare messaggi che avvicinino i giovani a questo nettare spettacolare che, come la Malvasia, riesce a soddisfare tutti i palati. Perché le malvasie che abbiamo solo in Italia, senza pensare a tutte quelle del Mediterraneo, vanno da quelle frizzanti a quelle spumanti, a quelle bianche, a quelle rosse e ai dolci e ai passiti. Negli anni 60 Pino Kyle era il capo dell'ufficio stampa della mostra del fiore di Trieste, di cui mio nonno era il direttore tecnico e fondatore. Poi Pino Kyle ha fondato Civiltà del Bere. Qui abbiamo Elena Erlicher con noi, a cui do il benvenuto. Elena Erlicher è caporedattrice di Civiltà del Bere. Io conosco Anna Rainoldi e altri tuoi colleghi con i quali ci interfacciamo, ci mandiamo articoli, comunicati. Civiltà del Bere, che è un importante periodico che parla di vino da tanti anni. E quindi a lei chiediamo qual è l'importanza, dal suo punto di vista da giornalista e da caporedattrice, della Malvasia. Qual è la posizione che hanno le Malvasie nel mercato attuale italiano? Elena Erlicher, a te la parola. Vi prego di contenervi nei 10 minuti a testa, così vi controllo gli ultimi. Sono brevissima, guarda. Allora, analizzare i trend di mercato attuale, come potete immaginare, soprattutto in quest'ultimo anno, non è un'impresa particolarmente semplice, data l'emergenza che stiamo vivendo. Possiamo, prima di analizzare la posizione delle malvasie, dare uno sguardo più a livello globale, da cui ci rendiamo conto che le malvasie la posizione che poi potranno occupare. Se guardiamo per esempio i dati previsionali di una società di ricerca londinese abbastanza famosa, che è Wine Intelligence, per il 2020 aveva stimato comunque trend di crescita a livello globale per vini spumanti,
per i vini naturali, anche vegani, per i vini rosati provenienti da altre zone, quindi non solo dalla classica Provenza, e per quanto riguarda i vini bianchi prevedeva più un rilancio di quelli più, più leggeri. Quindi se andiamo ad analizzare il trend delle malvasie attuale, comincia ad assomigliare un po' a quello anche di altre, di un'altra famiglia di vitigni, che è quello dei moscati, in cui dove prendono piede sempre di più versioni più secche, forse a scapito anche di versioni dolci, abboccate, passite, non di quelle frizzanti spumanti, che sono riservate, magari si pensa possono essere riservate solo a vendite stagionali, ma che però potrebbero anche incrociare un altro trend, questa volta gastronomico, sposato anche da, da altri vitigni, come il primo stato del Traminer, cioè quello della, dell'abbinamento con la cucina orientale e fusion. Però per tornare alle nostre malvasie, allora abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche il dottor Costa Curta, il fatto che in Italia se ne contano 19 varietà, che sono quelle iscritte al registro nazionale, che sono diffuse dal nord al sud in diversi territori della penisola e quindi hanno anche molteplici stili di vinificazioni. C'è appunto una linea che sta prendendo sempre più piede, che riguarda le malvasie secche, e quindi sì, dovrebbero avere più successo adesso, ma anche il Conte Atmis prima lo confermava, cioè il consumatore quando viene spesso dice di non essere interessato al vino dolce e quindi riguarda di più le malvasie più secco, severo, minerale, meno fruttato. Adesso io farò qualche esempio senza pretesa di esaustività, ma semplicemente perché sono quelle che magari ho assaggiato ultimamente. Per esempio, andando al sud, perché per ora abbiamo parlato anche di quelle al nord, c'è in Calabria, nella zona di Cosenza, una malvasia di Masseria Falvo, che è particolarmente interessante e è, pur essendo secca, comunque una malvasia generosa di corpo, ma che comunque ha una grande sapidità e non ha un profumo intenso e permette di cogliere anche quelle nuance floreali del vitigno. Oppure un'altra cantina che mi viene in mente è proprio una cantina siciliana che ha una produzione più di nicchia proprio sull'isola di Salina, dove appunto il dottor Angelo Costa Curta prima ce lo ricordava, ce lo ricorda anche nel, nel suo libro, nella località di Malfa viene proprio allevato la maggior parte della malvasia siciliana, siamo quasi al 70%, e qui c'è una cantina che si chiama Cantina Colosi, che proprio sono, possiedono molti molti ettari, insomma limitatamente al luogo comunque in questa località, e che recentemente hanno proprio, io ho parlato con loro, hanno proprio ritenuto che il loro cliente, il mercato, chiedesse una malvasia secca, e quindi da qualche anno producono una secca del capo, che è una malvasia che viene proprio da questi territori. Oltretutto mi viene da citare, perché l'ho letto proprio poco fa nel, nel libro che mi è stato recapitato del dottor Costa Curta e di Sergio Tazzer, Salina è proprio una delle isole più interessanti, dove si trova addirittura uno degli, degli episodi storici che loro citano, si trova una chiesa dedicata a Santa Marina, che era una santa venerata anche dai veneziani, che quindi si pensa che qui possano essere passati intorno al XII-XIII secolo e che potrebbero anche aver portato alla malvasia di conseguenza. Abbiamo parlato di malvasie monovarietali, ma la malvasia viene anche molto utilizzata nei blend ed è una varietà che viene sempre più utilizzata per dare un, per attribuire un po' di profumi, ma non, non essendo così profumata come invece altre varietà
aromatico come i moscati, ha il pregio di non marchiare particolarmente con la sua presenza i vini. Recentemente avevo partecipato a una presentazione online della nuova annata dell'Angialis di Argiolas, dove proprio la famiglia Argiolas ha fatto lo stesso discorso, cioè loro utilizzano in questo loro vino, che comunque in questo caso non è una malvasia secca, ma è un vino da uve stramature, una percentuale di malvasia di Cagliari, che è un altro tipo di malvasia che si trova in Sardegna, ed è proprio con questo intento. Quindi, per tornare al nostro tema, come valorizzare e comunicare questo patrimonio che è così ricco e variegato delle malvasie? Quindi, pur non cavalcando un trend di attualità, ma potendo contare su una storia così lontana che, come ci ricorda il libro, è partita secoli fa dal Peloponneso, si può innestare una narrazione, quindi raccontandone le vicissitudini e la diffusione così ampia e varia che ha avuto nel bacino del Mediterraneo. Questo potrebbe dare anche del materiale a noi giornalisti, agli stessi lettori o ascoltatori, se stiamo parlando poi di eventi di altro genere, perché alla fin fine quello che bisogna riconoscere è che i vini non si vendono, cioè non si vendono solo perché seguono un trend prevalente, ma si vendono anche per la storia che rappresentano. E poco fa appunto abbiamo citato queste pillole, mi sono segnato, di storia dinamica, che è un termine che mi è molto piaciuto. Quindi a questo riguardo mi vengono in mente anche altri vini che hanno beneficiato di questo tipo di approccio, quindi sono stati proprio venduti per la storia che ci sta dietro, come Zibibbo Pantelleria, che appunto ha puntato sul racconto della descrizione di un paesaggio molto particolare, dove ci sono gli alberelli che sono all'interno riparati dai venti all'interno di conche, oppure un altro vino che mi viene in mente, su cui è stato fatto questo tipo di discorso, è il Carignano del Sulcis, con le sue viti prefilosseriche o con la storia anche della cittadina di Sant'Antioco e del ruolo che ha vissuto negli scambi commerciali dell'epoca. Insomma, in questo modo si hanno delle chance per rintuzzare il desiderio dell'ascoltatore di assaggiarlo o di riassaggiarlo. Quindi i territori delle malvasie sono molti, e qui può entrare in gioco proprio la buona comunicazione, che cerca di raccontare delle storie in loco. È un'operazione questa che può essere fatta sia a livello aziendale, ma anche sarebbe interessante poterla fare allargando più lo sguardo a livello consortile locale, toccando delle scorde diverse che appunto non riguardano solo le caratteristiche organolettiche di un vino, ma si fanno le sue questioni storiche, di conformazione territoriale. E devo dire che anch'io, tra le varie malvasie italiane, la prima a cui avevo pensato che potesse seguire un percorso di questo genere era proprio la malvasia istriana. Di certo non sto qui a raccontarvela oltre, anche perché ne avete parlato voi in modo molto più approfondito e competente di me. Grazie Elena. Questo è tutto. Grazie a Elena Erlichere di Civiltà del Bere. Ha citato alla fine la malvasia istriana, che effettivamente entra anche negli uvaggi più importanti del territorio in cui nasce, quindi nel bianco, nell'uvaggio bianco del Collio, nell'uvaggio tipico del Carso, in altri uvaggi istriani, friulani, ed è un elemento che dà una parte importante a quel vino che concorre a formare. La Malvasia è parte, ad esempio, del Chianti, cioè oggi non è più obbligatoria da disciplinare, ma fino a 10-15 anni fa c'era anche una percentuale minima di Malvasia bianca della Toscana nel Chianti, che pure lo conosciamo come un vino rosso importantissimo, ma quasi nessuno sa che c'era e che ci può essere ancora oggi una Malvasia bianca a comporlo. Quindi è lo storytelling, è ciò che si racconta, quel valore aggiunto sui vini, sulla storia di questi vini, che può rendere più o meno interessante e accattivante
quella malvasia, se vogliamo, siciliana piuttosto che istriana, dei colli piacentini, perché ce ne sono tante. E come associazione Malvasia del Mediterraneo, quando organizziamo delle cene, dei pranzi, cerchiamo di offrire ad ogni piatto, anche partendo dal benvenuto, una malvasia diversa. Eddie Furlan che è un ristoratore, è anche presidente emerito dell'Associazione Italiana Sommelier, e con la sua esperienza nel settore della ristorazione, quindi della vendita del vino, la sua esperienza da sommelier, ci interessa sapere che cosa pensa delle malvasie della nostra bella penisola. Eddie Furlan, a lei la parola. Grazie, dottor Cosma. Vorrei subito riferirmi all'intervento del conte Alberto D'Attimis, quando disse e ci raccontò della difficoltà, ecco, di vendere oggi in Malvasia piuttosto che un pino grigio, piuttosto che una ribolla gialla. Io concordo su questa difficoltà, perché con il nome Malvasia si dice tanta roba, ma effettivamente un'identità non c'è, come ci siamo raccontati fino adesso. Quindi in questo, direi, in questo mondo svariegato, credo che il sommelier ben preparato, ben formato, possa avere un ruolo di comunicatore, effettivamente, dove c'è il palcoscenico più bello della recita del vino, che è quello di fronte al consumatore finale. Quindi al tavolo del ristorante, piuttosto che al bancone dell'enoteca, il ruolo di un sommelier preparato diventa, secondo me, fondamentale. Lo diceva già nel periodo della mia formazione, tanti anni fa. Io sono sommelier dal 1974, e il mio grande formatore, io ho avuto il privilegio, la fortuna, di avere come primo insegnante, docente e formatore il grande, indimenticabile Tullio De Rosa. E lui lo diceva: formatevi, preparatevi, voi siete responsabili del momento più culturale e felice di una famiglia, di un gruppo di persone che stanno a tavola. Voi siete coloro che possono rendere piacevole oppure non equilibrato quello che è il lato edonistico e culturale di un pranzo o di una cena. Per cui questo stimolo mi ha portato molto ad approfondire l'argomento in un percorso che poi mi ha visto il campionato nazionale, il campionato del mondo, poi, come tutti sapete, ho fatto anche per tante altre cose, tra cui anche il presidente nazionale. È difficile, certo, concordo sempre con il conte Attimis, proporre una bottiglia di Malvasia, ma se sappiamo cosa abbiamo nella nostra cantina, abbiamo nella nostra proposta del giorno, abbiamo collegato quelle che sono le nostre proposte di cucina, sicuramente la Malvasia potrebbe essere una chiave che ci permette di scardinare alcuni momenti anche di difficoltà oppure di noia. Perché tanti vini ripetuti, vini presentati continuamente, possono portare anche a una stanchezza ripetitiva della degustazione. Io credo che la Malvasia ci conceda, attraverso tutte queste sue varietà, di essere proposta nei vari momenti. Non vorrei proprio fare una carrellata lunghissima, perché ci sono anche delle tempistiche, ma al di là del, come tutti i bianchi, con una certa mineralità e freschezza, croccantezza, se servita a giusta temperatura potrebbe rappresentare un bel momento di aperitivo, può abbinarsi con estrema facilità a crudité di pesce, al baccalà mantecato, alle capesante gratinate, parlando di malvasie secche, ovviamente, quel esempio tipico, visto che l'abbiamo citato tante volte stasera, è la malvasia istriana o del nostro nord-est veneto e friulano. Si abbina perfettamente bene, quando è un po' più ricca, più corposa, con primi piatti, un risotto ai frutti di mare, piuttosto che nella nostra laguna veneziana, linguine ai fasolari. Ma non disdegna, quando è un po' più matura, più complessa, abbinamenti felicissimi con le triglie alla malvasia. Io l'ho assaggiato, questo piatto, sì, vuol dire tutto e niente, però
Io nel mio percorso di, a mia volta, di formatore e di docente, viaggio molto la Sardegna. Bosa sono andato più volte, l'ho conosciuta bene, e nei miei viaggi tante volte quando mi fermo me le propongono. È un piatto deliziosissimo, abbinato a una malvasia secca. Io ho qui, mi sono portato, prima mi avete visto col bicchiere in mano, ho una malvasia secca prodotta a Bosa. Visto che la dottoressa Elena Erlicher ha fatto dei nomi di produttori, non volevo dirlo, ma allora questo è Angelo Angioi, piccolo produttore. D'altronde a Bosa non ci sono vigneti di centinaia di ettari, ci sono dei vigneti che sono poco più di un bell'orto, ed è bellissimo percorrerli e sentire anche queste differenze tra piccolo produttore e piccolo produttore, nelle versioni dolci e versioni secche. Io ho qui la sua malvasia secca che si chiama Phoenix, l'ho degustata, ho sentito veramente questi profumi che sono anche molto espressivi delle malvasie mediterranee del centro-sud Italia, che ricordano queste erbe aromatiche, questa salvia, rosmarino, il timo, anche sfumature di tè, se vogliamo, in un contesto di grande fruttuosità, frutta gialla, bella matura, che timbra proprio di aromaticità, senza mai tralasciare la nota minerale, sia a naso sia nel gusto olfattivo, perché questi vigneti sono spesso e volentieri giacciono su terreni che concedono questa mineralità, questo supporto per cui poi diventa mineralità, ma anche beneficiano delle salsedine, delle aree marine, perché sono tutti vitigni mediterranei esposti solitamente a queste aree salmastre. Queste malvasie, quando sono dolci, abbiamo visto, lo ha raccontato credo proprio il professor Costa Curta, la malvasia delle Lipari e malvasia di Sardegna, che sono due biotipi gemelli, diciamo, quando sono dolci si abbinano, credo, in un modo esaltante proprio, con pasticceria alle mandorle sicuramente, o pasticcerie da forno, ma biscotterie. Ma proviamo a servire per esempio una malvasia di Bosa passita con un erborinato con sopra una confettura di agrumi, veramente raggiungeremo degli abbinamenti che per contrapposizione diventano di un equilibrio, di un'armonia emozionanti, direi, non solo perfetti ma emozionanti. Quindi il sommelier, il ruolo del sommelier in questo mondo della comunicazione deve partire da sicuramente una formazione precisa, di una formazione data da corsi che noi facciamo, leggere, viaggiare, perché bisogna poi riscontrare quello che i libri scrivono. A proposito, il libro che stiamo presentando questa sera, io vorrei tanto poterlo proporre, quando si potrà fare, in presenza, ad un seminario della mia associazione italiana sommelier, con qualcuno di loro signori amici, che permettetemi chiamarvi amici, che ho conosciuto questa sera, e presentare proprio in diretta le varie sfumature della malvasia con il racconto che ognuno di noi potrà dare. Ecco, quindi al seguito della preparazione deve seguire appunto un percorso ulteriore nei luoghi di produzione e poi direi delle degustazioni mirate a scoprire quello che è realmente il ventaglio organolettico dato da una situazione pedologica climatica, ma da un vitigno che muta, cambia in base alle latitudini, alla sua storia, al suo periodo in cui si è iniziato a piantare in quella località in quel tempo. Ecco, il sommelier, una volta formato, diventa fondamentale nella comunicazione. Ecco, noi siamo responsabili dell'ultimo atto che il vino percorre. Il momento che noi dalla bottiglia lo versiamo nel calice e lo raccontiamo al cliente finale, diventiamo responsabili di un momento importante della sua situazione a tavola. Ecco, grazie Eddie Furlan. Grazie. Allora, con questo, visto che ce l'ho, alzo il mio calice e vi auguro a tutti delle feste serene.
Grazie, grazie di Furla. Anch'io ho sempre un calice qui pronto, che purtroppo si sta svuotando di malvasia istriana. La nostra associazione, parlo anche a nome dell'associazione Malvasia del Mediterraneo, in questi anni di attività abbiamo proprio cercato di fare quello che Edi Furlan proponeva, cioè in presenza, come si usa dire oggi, in opposizione delle cose che si fanno a distanza. Abbiamo presentato la prima edizione diversa del libro sulle rotte delle malvasie, abbiamo fatto assaggiare a chi partecipava diverse malvasie, le più diverse l'una dall'altra, da quella rossa della Puglia, quella dolce passita delle Lipari, piuttosto che a quella di Bosa, a quella leggermente frizzante dei Colli Piacentini, a quella appunto istriana, a quella di Casorzo del Piemonte, perché così si riesce a far apprezzare di più, seppur c'è una sorta di confusione nel consumatore, anche in chi partecipa a quella serata, che parte con una frizzante e finisce con una passita di regioni centinaia di chilometri distanti l'una dall'altra, però rimane in mente il fatto, questo minimo comune denominatore, che la malvasia, malvasie, Malmsey in inglese, cioè un vino che nel corso di 600-700 anni è riuscito a affascinare consumatori di tutta Europa e ad arrivare persino al di fuori delle colonne d'Ercole, quindi a Lanzarote, dove viene coltivata e quindi prodotto un vino in terra vulcanica. Sergio Fra Giacomo è l'ultimo dei nostri relatori oggi, ristoratore del Bistrò de Venise, quindi a Venezia, e essendo a Venezia, città appunto che ha importato, diffuso la malvasia, dove ci sono tante calli, tante piccoli toponimi legati alla malvasia, passeggiando per Venezia, dove c'erano questi piccoli locali che erano le malvasie, dove si vendeva questo vino. Chiediamo a lui, che a Venezia col suo bistrò vive e lavora, qual è il polso, diciamo, del consumo di malvasia o delle malvasie a Venezia, che ha avuto il grande merito con la sua Repubblica di diffonderla lungo le coste dei suoi possedimenti prima e poi in tutto il Mediterraneo. Sergio Fra Giacomo, a lei la parola. Grazie, ringrazio per l'invito e porto la mia testimonianza di propositore di vino in centro a Venezia. Per tranquillizzare gli astanti volevo farvi vedere, se riuscite ad individuarla, a leggerla, la prima pagina della mia carta vini. È dedicata esclusivamente alla storia della malvasia e ad alcuni esempi di malvasia istriana, per cui ci cado proprio in piedi rispetto a questo convegno. E devo dire che l'obiettivo nostro, non trarre in inganno il nome Bistrò de Venise come un accessorio così formale, francesismo gratuito, perché è dato dal bisogno di coniugare conoscenza, cultura, gastronomia e vino. Siamo nati quasi 30 anni fa, breve piccola storia, giusto per intenderci, per far capire cosa abbiamo in mente, e il nostro tema è quello di riproporre la cultura gastronomica, e ne abbiamo a bizzeffe, e la cultura enologica della nostra regione. Quindi il nostro obiettivo è essenzialmente questo. Devo dire che abbiamo anche una risposta particolarmente attenta dal pubblico oramai internazionale, perché Venezia non può certo contare sui residenti per poter sopravvivere commercialmente, e ci siamo posti questo obiettivo, quello di far conoscere le realtà locali. Abbiamo una paginetta dedicata ai vini rari e naturalmente questo recupero deve essere spiegato e presentato, deve essere portato a conoscenza dell'ospite che in Venezia non può che riscoprire valori antichi che sono stati in qualche modo mantenuti e conservati. Per cui veramente invito tanti miei colleghi che fino ad ora hanno snobbato un po' questo tentativo di riproposizione, di ribadirlo, perché è la chiave per poter restare sul mercato. Naturalmente ci siamo avvalsi e rendiamo veramente grazie alla dottoressa Severina Cancellier, che ci ha aiutato nei primi anni
riproposizione della recantina di vino Fornel piuttosto che dei vini di Emilio Buffon, piuttosto che della Nera dei Baisi di Albino Armani. E quindi questa curiosità che viene dedicata alla cura e alla selezione delle proposte in qualche modo aiuta commercialmente. Ovviamente la stampa, l'editoria ha una funzione precisa, con la dottoressa Michela Dal Borgo, che sicuramente alcuni degli astanti conoscono molto bene, ci siamo riproposti di recuperare anche la gastronomia veneta, la gastronomia veneziana dal 300 in poi, ovviamente rivista, rivisitata, e lo stesso discorso vale per i vini. Crediamo che ci sia bisogno di legare la storia nostra alla attualità, proponendola a un pubblico vastissimo che probabilmente apprezza molto di più uno schioppettino, vediamo i nostri clienti francesi che lo amano, viene venduto un po' come il Pinot Nero del Friuli. Ripeto, questo legame fra cultura e tradizione riproposto correttamente, filologicamente, in modo preciso, perlomeno tentiamo di farlo, sia la chiave di un mantenimento di mercato importante. E purtroppo il momento non è dei più favorevoli, ma questo lo sappiamo tutti. Io credo che si debba insistere su questo e contiamo appunto sul supporto di editori e autori che siano disposti a venirci a trovare, perché abbiamo organizzato decine di incontri sul vino, per cui è un caldo invito, visto l'ultimo commento di Adi Furlan, che ci conosce bene, a portare a Venezia questa pubblicazione, perché avremo sicuramente un pubblico attento. Queste sono le considerazioni che posso fare, non possiamo lasciarle da dire. Devo anche dire che c'è una certa affinità, perché io sono nato in Istria, per cui c'è un legame quasi affettivo a quella costa veneziana, ma non è certo questo il motivo per cui l'abbiamo introdotto. Dobbiamo portare avanti questo pensiero. Grazie a Sergio Fragiacomo. Infatti, quando l'ho presentato, stavo per chiedergli se è di origine istriana, perché conosco almeno due o tre Fragiacomo triestini, gradiscani, eccetera, che sono di origine tutti istriana, quindi la malvasia dell'Istria scorre nelle sue vene quanto il Refosco, il Teran, il Moscato de Momiano. Ma ringraziandolo quindi anche per questo suo intervento a chiusura di questa nostra giornata, di questo nostro pomeriggio, che alcuni come me hanno avuto la fortuna, diciamo, di innaffiare con malvasie in continuazione, altri più parchi si sono astenuti dal berlo, ma in fondo consumare malvasia, qualunque essa sia, quella del Sud Italia, quella dell'Istria o quella di altre zone del Mediterraneo, aiuta a diffondere la conoscenza di questo vitigno, di questi vitigni e di questi vini. Se non fossero stati interessanti, affascinanti e soprattutto commercialmente redditizi, non avrebbero affibbiato il nome di malvasia o anche di malvoisie alla francese ad altri vitigni che nulla avevano in nessuna relazione, diciamo, genomica avevano con la malvasia. Pensiamo che fino a pochi anni fa c'era il Tokaj d'Alsazia, poi si è scoperto che era un pinot grigio, ma fin dall'inizio dell'Ottocento faceva comodo chiamarlo Tokaj, perché era un vino fra i più famosi d'Europa. La malvasia, così come l'abbiamo sentita raccontare oggi, ha tante potenzialità, va spinta, va fatta conoscere nelle sue diverse sfaccettature, quelle anche della storia, la storia più antica e più seria, ma anche quella più simpatica della Coca Querina. Prima mi sono segnato, Sergio Tazzer, donne baccarà e sta ben se pestà. Quindi tante cose fanno ridere della malvasia. Io qualche anno fa ero a Capodistria, in Istria, nell'Istria slovena, oggi è Capodistria, a presentare nella settimana della cucina italiana del mondo vini, cioè, fra cui le malvasie, e a un certo punto si alza un anziano produttore di vino istriano
lì vicino a Capodistria, e dice protestando: sì, ma non c'è più la malvasia di una volta, la malvasia con gli aromi piccioli era più buona, dove sei quelle malvasie di una volta? E siccome non la smetteva, a un certo punto io che moderavo ho detto non le sei più, perché le avrebbe avute tutte. E allora si è messa a ridere e abbiamo capito in fondo con quella battuta che anche i sapori, i gusti, i profumi delle malvasie dei nostri nonni, dei nostri bisnonni non si ritrovano più facilmente. In certi casi è un bene, perché ci siamo evoluti, cerchiamo di rendere dei vini più piacevoli al palato di tutti i consumatori. In altri casi si riscoprono dei gusti che abbiamo perso con tecniche di macerazione. Quindi ogni zona, ogni varietà di questa grande famiglia di malvasie richiede oppure si presta a interpretazioni diverse che lasciamo ai nostri produttori. Siamo giunti al termine di questo bellissimo pomeriggio, di questa bella presentazione. Innanzitutto ringrazio Elisa Fioretti, che vedo lì e che ci ha fatto da organizzatrice e da regista di questo incontro su Zoom. Grazie a voi. A proposito di Zoom, qualcuno vede che io invece di avere il mio nome sotto ho scritto Giacomo il Pro, perché l'allontanamento da scuola di mio figlio, che ha 9 anni, lo ha costretto a fare didattica a distanza, quindi si è iscritto col suo nome su Zoom, e quindi io ormai non ho più una mia personalità, ma attraverso questi incontri virtuali possiamo contattarci anche a centinaia di chilometri di distanza. Questo almeno è uno degli aspetti positivi. Ringrazio Roberto Darè Giustiniani, editore, con Kellerman editore, i due autori, Angelo Costacurta e Sergio Tazzer, e tutti coloro che sono intervenuti, da Alberto Dattimis Maniago a Eddie Furlan, Maurizio Sorbini, Sergio Fragiacomo ed Elena Erlicher. Spero di non aver dimenticato